Pronto? Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Sono Ernesto. Ciao Ernesto. Ogni tanto vi sto ascoltando quando mi trovo a casa. Dunque, la domanda della signora, dov'è Dio? Siccome quando ero bambino mi facevano credere chi può raggiungere il cielo e il firmamento, solo il Signore. Invece è andata la laica, la cagnetta russa. Adesso, se questa signora dove vuole sapere dove è Dio, siccome ci hanno detto che Dio è risorto quando ero bambino e volò in cielo perché è risuscitò, giusto? Sì, allora sì. Adesso ci sono i missili, le sonde, vero, che stanno girando per tutto il mondo per cercare Dio, per trovarlo. A questa signora le dici questo, che nell'Europa degli Stati Uniti sta partendo l'ultimo satellite, quello di Papa Wojtyla. Hai capito? L'ho capito. E digli alla signora che stia in attesa di questo satellite, che allora gli dirà se lo trova nell'angolo di Saturno, oppure sulla Luna, oppure nel Sole. E intanto lei vedrà che aspetterà il Dio che cerca. Sì, intanto l'ha fatta donna, e l'ha fatta fattrice, e l'ha fatta pattibolo, serva e schiava. E in ginocchio, e in preghiera, questa signora vada pure alla ricerca. Ciao ragazzi. Ciao Ernesto. Ernesto è simpaticissimo. Io l'ho visto un'assemblea di speaker una volta, è veramente simpatico, indubbiamente. Andiamo avanti un pochino. Dalla Repubblica del 21 febbraio 1998. Ah, forse cambierò giornali, Forse la Repubblica prenderò il Corriere, è più ricco di notizie, sembra. Sì. Quelle che mi serve a me, se non so, vedremo un attimo. Sono cose divertenti questi. Sì, infatti. La Repubblica, 21 febbraio 1998. 8 marzo, dedicato alle donne afghane umiliate in Taliban. Dopo vediamo. Pronto? Ciao Arcadio. Non so se perché nella tua rassegna stampa qui che parla della spada di Cristo. Oh no, dimmi un po'. Allora aspetta che ti alleso. Sì, dai. Dopo ti appasso. Roma. Il loro modello è l'Inquisizione. Ma cambiati i tempi si limiteranno a una campagna moralizzatrice. Ah sì, è quella dei scambisti? Sì, sì. Sì, ho qualità. E ha detto là? Sì, sì, sì. E allora ho gli scambisti che vuol fare l'Inquisizione. Sì, contro la donna che aveva l'AIDS. Sì, ma quella è veramente sporca. Vabbè, ecco, voglio dire, ecco. Comunque, lesia tua. Allora, le dice, da mercoledì 25 per un periodo indeterminato, gli adepti della spada di Cristo, tra virgolette, un gruppo di oltranzisti cattolici capeggiato da Lidia Di Verniere, stilista di moda, marcerà sui viali della capitale per combattere l'assurda piaga della prostituzione, principale causa del flagello dell'AIDS, la peste del secolo. Il gruppo, secondo l'organizzatrice, conterebbe 50 adepti a Roma e circa 300 in tutta Italia. L'inizio della campagna moralizzatrice avrà luogo a Grotta Ferrata, ai Castelli Romani, sede della villa simbolo dei scambisti. I manifestanti si metteranno all'ingresso e cercheranno di convincere i visitatori in arrivo a cercarsi altri svaghi. Successivamente, dice il portavoce della spada di Cristo, fra virgolette, andremo anche nel Ravennate, provincia che ospita altri sedi simili, dove uomini e donne si accoppiano con l'istinto di animale satanico. Arcadio, lo sai che quello che organizza sta roba è un divorziato? Sì, aspetta che ho finito. La spada che impugneremo sarà solo simbolica, dice Alberto De Angelis, 43 anni, geometra, separato dalla moglie e dei due figli, ma sapremo essere ugualmente convincenti. Ecco, per arrivare in fine. È vero? Fa solo che ridere. Ciao. Ti sei divertito? Sì. Agami. Ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao Arcadio, grazie a te. Amico Arcadio, siamo divertiti il 22 febbraio, siamo sfondrati, almeno io ho mangiato, poi gli altri non so. 8 marzo, dedicato alle donne afghane umiliate dai Taliban.
chi è che lancia sta roba? C'è la fotografia Emma Bonino. Io personalmente ho un disprezzo personale per questa persona. Cosa vuol dire un disprezzo personale? Significa che se l'amico Davis qua mi bastona, io non ho disprezzo per Davis, è solo uno che mi bastona. Beh, per lei invece ho disprezzo, cioè me ne ha fatta una talmente sporca sta persona che io ho un assoluto disprezzo. Sì, disprezzo proprio... No, ma, beh, mi dirai... Se ti dirò Davis. Comunque, questa... Per quanto riguarda poi dedicare alle donne afghane umiliate dai Taliban, vi ricordo che sempre questa persona, insieme al Partito Radicale, fece una ferocissima campagna contro l'Unione Sovietica che aveva invaso l'Afghanistan. Una campagna ferocissima che è finita nel momento stesso in cui Mujahideen, la prima fazione afghana, è entrata a Kabul e ha messo il velo alle donne. Da quel momento la campagna contro la guerra in Afghanistan è cessata. Sì, c'è stato pliff, pliff, pliff ed è cessata fino a sparire. E adesso lei dice come fa, non possiamo discutere con i talebani, no, non si può discutere con i fanatici religiosi. L'altra tribù che li sta combattendo, quella a nord, ha preso i prigionieri e sono talmente fanatici che ha dovuto ammazzarli tutti. Cioè, è come gli algerini che sgozzano i bambini. Come vai a discutere con della gente che ti sgozza bambini di 3 anni? Cioè, come fai a discutere? Non esiste ragione, capito? Cioè, se ti ammazzassero solo l'esercito, no, attaccassero l'esercito, dici, vabbè, discutiamo e finirà attacchi l'esercito. Ma che ti sgozza bambini di 3 anni, come fai a discutere? Cioè, non... Pronto? Ah, bene. Andiamo avanti ancora, dai. Pronto? Sì, ciao. Ciao, 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 ciao. Ben sentita. E ciao a Davis. Ciao. Buongiorno a Davis. Sì. Non l'hai visto allora, Davis, perché ha marcato male. Io ti sento per radio, ti avverto, per telefono no. Non mi senti? No, solo la radio. Sono, mi senti? Cosa? Mi senti? No. E adesso? Sei sicuro di non sentirmi? Alla radio, sì. Ma la radio l'ho vicina, non ti preoccupare. Ok. Vicina. Allora, niente, una battuta e una domanda. E allora, conseguenze educazionali, occidentali o monoteiste, come dite voi? Sì. Allora, uomini assoluti protagonisti, macci, macho man, come dicono gli americani, nella peggiore ipotesi, che so, compagni di merenda, serial killer, oppure, vabbè, insomma, roba tipo Madre in USA, ecco, con odio viscerale nei confronti della madre, si vede anche in questi film, che non li ha accarezzati abbastanza, cioè la morale di questi film americani è questo. Sì, è questo. Non li ha accarezzati abbastanza, e poi per quanto riguarda le donne, con primarie, massaggiatrici, accarezzatrici, oppure ridono e parlano a comando. I ruoli sono sempre quelli, Francesca, Completamente annullate. Esatto. Cosa? I ruoli sono sempre quelli. Ecco, i ruoli prestabiliti da loro. Sì. Ecco. Sono d'accordo con te per il discorso sulla signora Bonino. Ma ce l'ho personalmente, sai. Sono quegli odi che non li dimentichi mai. Ecco, allora tu hai avuto un'esperienza personale, quindi a maggior ragione la conosci meglio di me. No, ma non personalmente. Me l'ha fatta anche se non mi conosceva personalmente. Sì. Afferro quello che posso perché ho il telefono nell'orecchio e in altro sulla radio. Comunque senti, e poi magari va bene, è registrata, la risentirò. Dietro a certe battaglie del Partito Radicale mi sembra sempre di vedere lo zampino USA, soprattutto per quanto riguarda l'Afghanistan. No, ma beh, guarda che io sono sempre stato d'accordo con gran parte delle battaglie fatte, certo. Non è che non fossi stato d'accordo con le battaglie. Ma condivido in pieno, però anche per quanto riguarda l'Afghanistan era chiaramente un'iniziativa che partiva da lontano, secondo certo, me. Certo, è vero. Perché lì gli americani sono responsabili in prima persona per quanto è successo in quel paese, perché loro dovunque vadano cominciano, appoggiano i peggiori, diciamo. Sì. Ecco,
Poi un'altra cosa, diceva un professore, vabbè cambiamo completamente, diceva un professore che per capire, l'ho sentito oggi, per capire come nel Novecento si siano costruiti campi di sterminio, genocidi, cioè l'olocausto insomma, sì. Bisogna prima conoscere la storia coloniale, la cultura, cioè va bene, tu dirai, so già la tua, immagino già la tua risposta. Ecco, e poi un'altra cosa, conoscete voi l'Araldo, un bollettino chiamato l'Araldo di Thule? Sì. Organo della comunità udinista? Sì, purtroppo. Ah, solo per chi è... Ti interessa? Mi è interessato al paganesimo germanico, adesso da battuta, allora il paganesimo cos'è? Di destra o di sinistra? No, beh, ma... Dai, da battuta! Ecco, adesso io metto giù. Sì, d'accordo. Ecco, e ti ascolto con molta attenzione. Grazie. Ciao. Francesca, ciao. Allora, conosco il bollettino, la radio di Thule, perché indirettamente me ne hanno recapitato una copia. Sì, conosco meglio. Ecco. Io non condivido moltissime cose che loro dicono, non condivido l'impostazione di fondo, non condivido le finalità, non condivido quello che fanno e non condivido l'impostazione che hanno. Non condivido neanche il loro paganesimo, cioè non considero neanche il paganesimo, anche se Gaun... Ma a me sembra, cioè non vorrei essere cattivo nei confronti di questi signori, però mi sembra un facile gioco di sostituzione precisa al posto della gerarchia padre, domine, dio, santi, così mettiamo Odino e tutti gli altri. Poi dei, teniamo ma... presente che Odino era una divinità del pantheon celtico, che non è mai stata importante, era una divinità molto secondaria. Invece questa la fanno diventare principale. Con l'arrivo del cristianesimo, cioè avevano bisogno di usare un po' di nomi per far affrontare il cristianesimo. Il paganesimo... bisogna riempirlo di contenuti, bisogna riempirlo di significati, altrimenti non diventa più niente, si diventa un cristianesimo alla rovescia, cioè nel senso che se io metto su un altare Zeus e Giove, metto in ginocchio le persone, non cambia assolutamente niente. Se resta sempre Dio che mette in ginocchio le persone. Il paganesimo, come appunto il paganesimo era anche quello antico, era una visione del mondo diversa appunto dal cristianesimo, la stessa cosa deve essere anche il paganesimo attuale, una visione alternativa, altrimenti si un facile scambio di nomi comunque, e basta. E comunque al di là delle persone che personalmente non conosco, però ho letto solo un bollettino insomma, e poi ho avuto un paio di righe di corrispondenza, tanto per chiarire un piccolo equivoco, un piccolo qui pro quo che si era creato. Però secondo me non ha niente a che vedere col paganesimo, a meno che per paganesimo non intendiamo i fattori cristiani con un altro nome. Però o anche nel loro caso filologia. Filologia. Sì, un semplice gioco di ricerca archeologica, filologica. Per cui per me non... Poi mi hanno detto andiamo a fare le feste dei morti, insomma, cioè, un pagano non farebbe mai feste dei morti. Ma non perché non abbia la festa del morto, ma perché morire è un dato di fatto, insomma, cioè, è importante costruire il futuro. Dopo ci sono le feste dei morti anche dei romani, ci sono le feste sì, dappertutto, sì, però, ma c'erano più ricordi, capito? E più cose che non erano poi relative ai morti, erano altre cose ancora. Per cui insomma io ci starei un po' in guardia, ecco. Dopo per carità, ognuno percorre la propria strada, il proprio sentiero. E dopo più voci ci sono, meglio è, dai. Non... Sì. Cioè anche... nel senso più letture e critiche, perché è giusto che siano così. L'importante, ecco, comunque quello che apprezzo, ecco, delle radio di Thule è che hanno alle spalle una notevole mole di ricerca e di impegno culturale, cioè voglio dire non opinano così alla pene di canide. Comunque io personalmente non ho contatti e penso che tutto quanto la visione filosofica, la visione della vita sia completamente diversa. Quello che noi stiamo tentando di fare, prima ancora di cominciare a dare i nomi alle divinità, è dare il nome dei contenuti, cioè dare la definizione delle cose, dei contenuti, del senso filosofico. Ma è una cosa che è un po' diffusa anche attraverso tutti i gruppi neopagani, forse la nostra ascoltatrice non sa, ma ci sono diversi gruppi neopagani anche che vogliono riattivare certi correnti di derivazione romana, o se non caldea o così via.
L'importante però, quello che conta appunto, è che non puoi, non, cioè, bisogna cambiare la visione del mondo, perché è inutile, se no altrimenti appunto diventa semplicemente un gioco archeologico, un gioco etimologico, ma diventa come un gioco di ruolo, insomma. Sì, questo è il punto. Vabbè, andiamo avanti col professore eretico. Col professore eretico? Ma sì, sai, ne abbiamo già parlato del professore eretico, perché Alberto ha mandato un articolo della Padania dove già si parlava di un professore eretico cacciato dalla Cattolica. Perché non succedono più certe cose? Come non succedono più? No, non succedono praticamente più. C'è un'altra cosa ancora. La Chiesa è tollerantissima, non succedono più queste cose. Ma davvero? Praticamente questo qua è stato cacciato perché dissente su alcuni dogmi della Chiesa Cattolica. Ma no, ai dogmi la Chiesa Cattolica, dei dati così. Secondo lui, come nella università. Ciao Mario. Ostia, abbiamo già fatto ora, qua dovevamo anche mandare via tutti. Niente, è arrivato Mario e noi qui sbracchiamo. È arrivato puntuale o quasi, anzi già puntuale, e noi dobbiamo sbracare. Niente, continuiamo la prossima volta e riprendiamo da dove abbiamo lasciato. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo.